Intanto sembra tutto pronto per l'inizio delle ostilità in questo Locri Vibonese, e dunque facciamo partire anche noi gli orologi non appena Mascolo di Castellammare farà partire la gara, che adesso c'è Ficara che può provare a ripartire, c'ha un po' di campo Ficara, continua a scendere Ficara lungo l'out di destra, c'è giunta vicino a sé, poi Ficara lascia Stajano, palla dentro, Pelle viene fermato, Milazzo, ancora Milazzo che va via, palla al piede, attenzione perché può provare il tiro, e qui Donini non è impeccabile ma in due tempi evita. Favo sventaglia dall'altra parte, attenzione perché qua c'è un buco, la palla in mezzo per giunta ed è decisivo, veramente decisivo l'intervento di Scarfiello, che qui c'è stato l'anticipo di Pantano che però poi trova Favo. Ora si va dall'altra parte dove c'è Simonelli, si fa vedere anche Milazzo, ma Simonelli prova a liberare il tiro, palo! Poi Berardi viene smorzato in calcio d'angolo, ma che bella conclusione di Simonelli. Qui la battuta, la palla passa, il miracolo di Donini ed è nuovamente calcio d'angolo, ma veramente miracoloso qui Donini. Stajano. Stajano cerca e trova Ficara, Ficara può puntare Squillace, entra in area Ficara, ancora Ficara, palla per Stajano, alta! E qua attenzione perché perde palla e Loki, l'avanzata di Terranova smorzata da Pantano, traversa e poi Pantano nuovamente di testa, non era valido, ora però attenzione, Loki può andare in contropiede con Ficara che ha un po' di campo, rinviene però su di lui Squillace, ancora Ficara cerca Pelle, lo trova adesso, controllo un po' difficoltoso, ora Pelle deve girarsi, ci riesce ora il tiro di Pelle e anche Loki confeziona un'occasione. Tutto pronto per la battuta, se ne carica Squillace, la palla passa, bravo Donini, angolo. Il rosso-blu, l'arbitro sta sempre attento a quello che accade nel cuore dell'area di rigore. Qui c'è di nuovo Terranova, alto, ma che pericolo sugli angoli. Ora Squillace ha un po' di campo. Ecco il taglio a cercare Giunta che sbaglia il controllo, Jakubiv interviene, poi Donini nuovamente. E finisce dunque il primo tempo. Adesso c'è l'ok da parte dell'assistente dell'arbitro Pipola di Ercolano e via per i secondi 45 minuti di... Ancora si perde qualche secondo, l'arbitro va a prendere la posizione, arriva adesso il fischio, ci va a Terranova, rasoterra Donini, angolo. Lancio lungo a cercare Simonelli, la chiusura di Jakubiv che però è leggero, ancora Simonelli, ancora Donini, la palla resta lì, c'è Terranova che prova il tiro e che pericolo nuovamente per il Locri in possesso di palla. Aprile servito adesso, attenzione che interessante questa, e qui ancora Levecque, chiedo scusa Aprile, ma occhio alla ripartenza della Vibo. La palla arriva lo stesso a Favo, duello tra capitani, Favo alla necessità di girarsi, poi lo scarico su Squillace, Squillace la mette dentro, Donini basso, attenzione però a Simonelli, la palla rimane lì e c'è il vantaggio della Vibonese, questa azione insistita. E l'uomo sdraiato a terra per coprire il salto della barriera. Ecco la battuta di Levecque, il miracolo di Illi Pronti. Sempre Mazzone prova a farsi vedere lungo la fascia, qui Jakubiv va sul lancio lungo che non trova nessuno, ma Mazzone è bravo a ringhiare, e attenzione a Reis che è in possesso di palla, il tiro di Reis masticato. Mancano 10 secondi al termine del recupero, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Il Locri non accelera e l'arbitro fischia la fine e dunque termina 1-0 per la Vibonese la partita del Macri, prima vittoria del campionato per i rossoblù, prima sconfitta per il Locri.